Ci devi stare, inutile sperare, devi cantare in libertà. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Siamo qui oggi con i Neri per Caso e parleremo di come dei gruppi vocali. Dopo la sigla. Cantare in libertà. Bene ragazzi, io chiedo... Bella la sigla. Grazie per i ragazzi. Grazie per i ragazzi. Mi è piaciuta la sigla. Ciao, no. Bellissima. Ciao. Come nasce un gruppo vocale? Ciro. Beh, nella migliore delle ipotesi, nasce da un gruppo di amici. E nel nostro caso è stata una cosa molto fortunata, perché in un gruppo di amici e parenti c'erano già tutti i registri e tutte le, diciamo, le estensioni vocali utili a fare un gruppo vocale, quindi siamo stati fortunati in questo senso. Nella peggiore delle ipotesi è in un calcio. All'inizio c'erano tutti i registri, poi con la vecchiaia siamo diventati tutti, sì, marito. Quasi tutti verso ci il basso. Ci siamo unito, tranne Daniele. Che è un... Vabbè, io... Anzi, Daniele. Daniele. Che è un terrone. Grazie. Perché ovviamente, per chi non sapesse cosa sono i registri, c'è una puntata, andate a vedere la classificazione delle registri, voci. Quelli dove si mettere i voti. Esatto, quello è un altro registro. Daniele. In pratica... Ogni voce ha, ci sono i bassi, poi i baritoni e i tenori per quanto riguarda le voci maschili, e poi per quanto riguarda le voci femminili qua non ci interessa perché non ci sono. Però diciamolo comunque, ci sono i contralti, mezzi soprani e soprani. E come fate voi a ovviare a questa mancanza, diciamo? Il stratagemma è utilizzare le voci anche in falsetto, in mezzo falsetto, per poter coprire un range più completo. Diciamo che i gruppi vocali solo femminili hanno un handicap, cioè quello di non poter prendere delle note basse, mentre invece con questo escamotage della parte, diciamo, delle voci in falsetto, diciamo, alla cugina gruppo di vocale, esatto, alla PG's, i gruppi vocali maschili. Ah, ecco. Oppure si può ovviare comunque a coprire tutto il range che rende. Si può ovviare prendendo un eunuco. Ma perché? Sempre queste cose. Che lui il vero motivo per cui non dobbiamo... Ma qua c'è eunuco. Il vero motivo per cui non si devono prendere donne in un gruppo vocale non è perché si litiga. Non è tecnico, è perché semplicemente non vogliamo litigare. E quindi per andare quasi d'accordo occorre questa e infatti voi dal 95 credo e siete solo maschi etero, perché sennò pure là c'è anche infatti Massimo ci fa litigare. Comunque il problema è che se avessimo anche delle donne nel gruppo, probabilmente noi ci siamo presentati a Sanremo nel 95, nel 96 avremmo già chiuso il battente, tutti a casa. Diciamo, qual è il numero minimo con cui fare un gruppo vocale, o comunque perché voi siete proprio 6 e non 5 o 7? Dunque, dipende anche dal genere musicale che si vuole affrontare. Per cui è chiaro che se fai musica, la cosiddetta barbershop, allora un quartetto, anche tre possono andare bene. Però per poter portare avanti una linea melodica ben precisa e una linea di basso, avere comunque quattro voci per costruire le armonie con gli accordi anche di settima è qualcosa, e poter ogni tanto costruire anche la ritmica. Io penso che 6 dovrebbe essere il numero più indicato, però è solo una questione di genere e anche di fantasia, perché poi è anche uno stimolo quello di riuscire a fare con meno voci più cose. Ah beh, sì, e quindi poi voi vi muovete anche ritmicamente utilizzando le voci, pur non avendo un beatboxer, diciamo, all'interno del vostro gruppo vocale. No, noi usiamo il beatbox, che sarebbe la batteria fatta con le voci, solo come gioco ogni tanto. Però il gioco, come si dice, è bello quando tu lo fai. Quindi soprattutto armonie particolari
ricercate anche, posso dire. Ecco, ci senti, piace. Menone, undicesima, tredicesima, dove si riuniscono. Esatto, a buttare così. Così. Però non quelle inutili che no, è certo. Comunque rimanendo in un'armonia orecchiabile per tutti, diciamo così. Il vostro è un genere pop, poi alla fine, e quindi... che dire più, ragazzi, credo che abbiamo detto un po' tutto sui vocali. Salutiamo Neri per caso, vi ringraziamo, è inutile presentarvi, andate su Wikipedia, trovate tutte le informazioni. Io ho cambiato la mia Wikipedia, risulta che sono tipo Tony Stark, però non fa niente. Vogliamo dire agli amici di iscriversi al canale Cantare in Libertà. Come? Sì. Cari amici, iscrivetevi tutti insieme al canale Cantare in Libertà! Wow. E io mi sento qua, riempivo il pubblico di insulti perché dice, no, avete sbagliato, non avete fatto un errore, e fatelo un errore. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.